Ciao a tutti, sono Sofì e bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi voglio farvi l'haul di tutto quello che ho accumulato durante il Comic Con di New York. Infatti, sono stata 2 giorni al Comic Con di New York, venerdì e domenica. È stata una bellissima esperienza, soprattutto dopo essere stata lontana dalle fiere dei fumetti per quasi un anno e mezzo. Infatti l'anno scorso non ci sono stata e quest'anno ho preso la palla al balzo quando ho trovato i biglietti per il Comic Con di New York. Primo anno vai lì e non sai dove girare, non sai cosa fare, non sai che ora arrivare, non sai dove andare. È un casino. Infatti quest'anno è stato il giro di prova, diciamo così. Però ho visto i 2 panel che volevo vedere. Ho visto chi volevo vedere e ho incontrato chi volevo incontrare, per cui direi che alla fine della fiera è stato un successo. Quindi, prima di perderci inconvenevoli, partiamo subito e man mano che vi mostro le cose ve ne parlerò un pochino. Parto con i poster perché sono i primi qua che riesco a prendere, per cui non sono ovviamente in ordine, sono poster che ho racimolato di qua e di là. Il primo che ho è un poster a tema libresco. Questa è la mappa del mondo di Enamoring the Ashes di Sabaathir. Altro poster di, anzi due, sono in tema uguale, è il poster di Miss Peregrine Home for Peculiar Children e il poster di Tales of the Peculiar di Ransom Riggs. Questo è l'ultimo libro uscito, le novelle appunto dei ragazzi, e questo è il poster che in realtà non ho recuperato al Comic Con, l'ho recuperato quando sono andato a vedere il film al cinema, però mi sembrava adatto inserirlo qui. Tra l'altro ho visto il film e mi è piaciuto. È vero, hanno cambiato un pochino la trama, però trovo che tutti i punti combaciano, abbiano cambiato la trama a buon fine per appunto i fini della narrazione e del film. Per cui quando uscirà in Italia andatelo a vedere, dategli un'opportunità. Poi ho recuperato a il panel di domenica che dovevo assolutamente vedere. Infatti mi sono presentata là 2 ore e mezza prima perché ho detto non me lo perdo. Però alla fine sono riuscita a prendere il posto e ho seguito altri 2 panel prima che entrambi molto interessanti. Uno su Legion, che è una nuova serie TV che uscirà nel 2017 per la Fox, mi sembra, che è a tema X-Men, e l'altro panel era di Son of Zorn, praticamente il protagonista maschile è questo personaggio animated character, quindi un personaggio animato, un personaggio dei cartoni, che praticamente torna dalla ex moglie e dal figlio, che sono invece persone reali, e quindi è tutta una commedia incentrata su quello. È stato interessante, hanno mandato in onda un episodio ed è stato molto carino, c'era il cast presente, molto molto interessante. Ma poi c'è stato il panel che mi interessava veramente, che è stato il panel di Westworld, che è questa se nuova se questi sono i due, poi l'altro, il terzo ce l'ho appeso al muro. Questa nuova serie HBO, che ragazzi, se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere assolutamente. I primi 2 episodi sono usciti. Tra l'altro, al Comic Con, prima del panel, hanno mandato in onda il secondo episodio. Diciamo in anteprima, tra virgolette, perché il secondo episodio sarebbe andato in onda alle 9, noi l'abbiamo visto alle 3:30 perché stava il panel alle 3:30 e andava in omaggio appunto i poster. C'era una buona parte del cast, c'erano i produttori e scrittori dello show, Jonathan Nolan e Lisa Joy. È stato molto interessante sentirli parlare, è stato molto interessante sentire parlare il cast e sentirli veramente apprezzare queste serie TV che sono veramente bellissime, curate nei minimi dettagli. Lo sapete, la HBO fa degli show di ottima qualità. Il cast, ragazzi, il cast è d'oro. Solo dirvi che c'è Anthony Hopkins, voi avreste già dovuto stoppare questo video e andare a vedervi le prime 2 puntate e poi tornare qui. Però
Però veramente ve la consiglio tantissimo come serie, ma farò un video sulle serie TV che sto seguendo al momento in separata sede e ve ne parlerò di più, però adesso posso dirvi andate a dargli un'occhiata perché veramente ne vale tantissimo la pena. E questi sono i due, tre poster, perché quell'altro è attaccato al muro. Poi ultimi due poster che ho qui con me, perché altri due li ho attaccati al muro, che sono quelli di Agents of S.H.I.E.L.D. e di Groot e Rocket Raccoon. Quindi quelli invece che ho qui con me sono il poster di Wonder Woman, che ho dovuto lottare per avere, e poi la nuova serie Netflix che hanno finalmente annunciato, Iron Fist. La nuova serie Netflix appunto dedicata ad Iron Fist, il terzo, quarto anzi, quarto membro dei Defenders, che tra l'altro il sabato il cast dei Defenders era al Comic Con, c'era Jessica Jones, c'era Daredevil, c'era Luke Cage e Iron Fist che presentavano appunto la loro nuova serie, e sono davvero emozionata perché Netflix sta facendo delle serie veramente di ottima qualità. Per ora io ho visto solo Jessica Jones, ho iniziato Luke Cage, ho visto solo la prima puntata, devo assolutamente recuperare ovviamente Daredevil. Quando uscirà Iron Fist, dita incrociate, sarò in pari, per cui potrò godermi Iron Fist e poi vedere i Defenders. Però anche questo finirà sul mio muro, non so se attaccarlo adesso oppure no, comunque è qua. Visto che siamo in tema, vi faccio vedere i fumetti gratis che sono riuscita a recuperare qua e là, soprattutto grazie alla Marvel. Il primo che davano era appunto Iron Fist, poi abbiamo The Unbeatable Squirrel Girl, number one. Poi abbiamo Spidey, il number one. E poi io rileggerò questi fumetti, se mi piacciono, cosa faccio, devo continuare la serie. Poi abbiamo The Haunted Mansion, sempre il numero uno. Poi abbiamo Doctor Strange, sempre il numero uno, fortunatamente. Poi abbiamo questo free preview, praticamente sono come quelli che abbiamo noi, che appunto c'è una collection di preview di tutti i nuovi titoli della Marvel. Poi abbiamo, sempre alla Marvel, davano queste cartoline, come queste print. Abbiamo Doctor Strange, Champions e Standoff. Poi mi hanno dato questi fumetti, che sono Special Dynamite Preview Edition, questo, James Bond e King Quest, Betty Boop e Flash Gordon. Queste ovviamente sono tutte le preview che danno, ovviamente poi farò una cernita e vedrò cosa c'è dentro. Poi c'era questa print di Civil War number 2. Poi ho recuperato, che davano in omaggio, questo Meanwhile, il numero 5 e il numero 6. E poi mi hanno regalato questo fumetto Honor, Protector Beat Burn. Vedremo di che cosa si tratta. E questo non è un libro, ma era tra... questo non è un fumetto, ma era tra... diciamo che fa un attimino da tramite. Epic Reads, non so se lo conoscete, se seguite un pochino il mondo dei libri qua in America, Epic Reads è un casa editrice slash sito dove si possono trovare tantissime informazioni sulla HarperCollins, HarperTeen, e questo è appunto, diciamo, come il loro sito, molto colorato, parlano dei libri eccetera eccetera. E appunto, come vi dicevo, questo fa da tramite perché ho recuperato anche tantissimi libri, perché potevo io non fiondarmi nei booth delle case editrici dove regalavano libri. No. Ciao a tutti, sono la Sofia del futuro, sto editando questo video e ho realizzato che il video
è lunghissimo, per cui lo divido qui. Per cui se volete vedere la seconda parte con tutti i libri che ho recuperato e gli unici due acquisti che ho fatto durante questo Comic Con, stay tuned, il prossimo video arriverà prestissimo. Vi saluto, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video che sarà prestissimo. E scusate l'apparenza, ma sto editando a letto.